sparse, l'altra era il Giro di Germania che purtroppo per lui quest'anno non si disputerà. E siamo allora sempre sulla rampa di lancio. Clément. Staff Clément è stato in passato anche campione nazionale d'Olanda della cronometro, però è un buon interprete, ma credo per le distanze un pochino più lunghe. Pietro Caocchioli, che potrebbe essere l'uomo classifica della Lampre Fondita al tempo altissimo, quello del Cau, che sfiora i 4 minuti, 3:59 e 23. No, molto indietro Caocchioli, l'unico davvero italiano che finora si è messo in evidenza, lo sottolineiamo, anche se adesso ha la settima posizione in graduatoria di tappa, è Manuel Quinziato, molto molto forte. E sta filando spedito anche il suo compagno di squadra. Anche Roman Kreuziger spinge un grande rapporto e soprattutto mi sembra che... Non ce ne sono più di così non se ne può mettere. Mi sembra che lo spinga davvero con pieno profitto. L'impressione è che stia andando fortissimo Roman Kreuziger, capiremo se è un'impressione soltanto visiva o seppure c'è anche il conforto del cronometro. Partito forte, è scattato sui pedali nel tratto in salita che ha percorso con grande efficacia, si sta per 500 metri avvicinare al traguardo anche Roman Kreuziger, che fu sesto nel cronoprogramma di un anno fa e fu secondo nella classifica finale a 35 secondi dal tedesco Andreas Glöder. Molto molto bella, massimo sforzo per Kreuziger, massimo rapporto, molto molto veloce in questo tratto di pianura, 200 metri. Stato Forn non fortissimo, non so che nome, batterà sicuramente il tempo di Frantis Krabon. Vediamo se riesce ad inserirsi tra i primi quattro. Kreuziger 3:48:62 e quarto Roman Kreuziger. Bella la prestazione, ma nulla da fare per il corridore della Liquigas per il successo di tappa. Conferma Kreuziger di cavarsela comunque discretamente anche nelle cronometro molto molto brevi come quella odierna. Era stato sesto un anno fa, al momento è quarto, insomma otterrà alla fine un piazzamento davvero molto simile a quello del 2008. A mio modo di vedere è il favorito numero uno per la vittoria finale, proprio Kreuziger. Sì, perché da un punto di vista anche della condizione, secondo me aveva una grandissima condizione già l'anno scorso a questo Giro di Romandia, ma quest'anno mi sembra ancora più forte il corridore ceco della Liquigas, vedremo. Oltretutto Kreuziger sa ormai dall'inverno di non correre il Giro, sa di poter correre questo Giro di Romandia con le massime ambizioni, spendendo cioè il massimo, non deve, come si dice, tenersi un po' pensando al Giro. Lui correrà un grande Giro, ma quello di Francia, correrà il Tour de France, il bravo Kreuziger. Questo Romandia è insomma una delle sue occasioni, non so ecco al momento se correrà anche il Tour de Suisse, seppure correrà il Giro del Delfinato come corsa di preparazione per il Tour de France. Credo ad ogni modo che sia che corra il Giro di Svizzera o che corra il Delfinato, a giugno Kreuziger non sia quello di adesso con la stessa gamba, perché a quel punto lo troveremo dopo una fase di stacco, lo troveremo in un periodo in cui in realtà si sta preparando per il Tour, per cui la sua corsa in terra svizzera in questo 2009 probabilmente può essere proprio il Romandia più del Tour. Sì, il difensore della Liquiga sia pronto, ha dimostrato di essere molto competitivo in corse più corte, il Giro di Svizzera si corre sui 10 giorni, davvero gli manca quel piccolo salto ulteriore di qualità per poi essere molto competitivo anche alla Gran Bretagna. Eccolo Staff Clément, che non ha fatto segnare per la verità un gran tempo, eccolo al traguardo, 3:59:27. Quest'oggi per la 26esima volta nella storia del Romandie si fa tappa in quella di Losanna, che ha ospitato sia tappe in linee che anche tappe a cronometro. Il primo arrivo fu quello del 53 con la vittoria di Ugo Koblet, che bissò anche nel 54. Ricordo solo le vittorie italiane. Attenzione, eccolo qua Alejandro Valverde dalla Spagna per la Caisse de Parme, terzo nel 2006, ha tenuto molto nella sua campagna delle Ardenne. Ricordiamo Valverde in carriera vincitore 2 volte della Liegi Bastogne Liegi, 1 volta della Freccia Vallone. Quest'anno l'ombra sì, di se stesso sulle Ardenne. Assolutamente a bocca asciutta lo spagnolo, partito molto molto bene in questo prologo, determinato Alejandro Valverde. Vedremo che tempo riuscirà a fare e capiremo a quel punto che condizione e cosa può fare Valverde in questo Giro di Romandia. Ripeto, non sarà determinante questo prologo probabilmente ai sensi della vittoria finale del Romandia, però può già dare indicazione.